Come sta andando questo ritiro? Bene, un po' caldo, la temperatura un po' troppo alta, ma è così, in tutto il paese, in tutta l'Europa, allora facciamo con questo contesto, ma i giocatori hanno lavorato bene, le strutture che sono perfette, un bel spirito, siamo contenti. Parliamo del mondiale, sarà un mondiale molto difficile. Difficile sì, all'inizio sono due squadre che sono favorite nel nostro girone, ci sono la Francia e l'Irlanda, ma noi vogliamo cambiare un po' le cose, vogliamo almeno vincere una delle due, di queste due squadre per uscire del girone, sarà la nostra sfida. L'Aquila è una città di rugby, avete avuto un bagno di folla, tante persone vi hanno seguito anche negli allenamenti, una bella accoglienza. Sì, una bellissima accoglienza, ma lo sappiamo, sappiamo che è una città di rugby, ha ragione, perché quando abbiamo fatto la scelta tra dei posti diversi che avevano delle strutture interessanti ma non avevano questo spirito, abbiamo fatto la scelta dell'Aquila. Come avete trovato la città? 6 anni dal terremoto, avete avuto modo di... Già tante volte, non è la prima volta che vengo all'Aquila, fa 5-6 volte. E ho visto il centro storico che è ancora a ristrutturare, è difficile, ma vedo che la vita fuori un po' di questo centro che è un po' in difficoltà, la vita oggi ci sono tante cose che si fanno, che nascono della terra, e questo è il più importante, il futuro è il più importante.